del giudizio di Dio. Noi due volte siamo ladri, e spesso siamo ladri senza accorgercene, i ladri di Dio. Noi del rinnovamento siamo i ladri di Dio, siamo ladroni, perchiamo contro il settimo comandamento, ladri. Poi nei riguardi di Dio, tante volte siamo ladri della gloria di Dio. Prendiamo per noi quella gloria che è del Signore, e deve essere del Signore. Mia è la gloria è mia, non è di nessuno. Siamo ladri della gloria di Dio. Ci attribuiamo, o cerchiamo di attribuirci, la gloria che spetta unicamente al Signore. Poi, questo è il primo latrocinio. Il secondo latrocinio è il giudizio. Rubiamo a Dio il giudizio. Mio è il giudizio. Cioè, chi giudica il Signore, quando noi giudichiamo il fratello, noi diciamo a Dio, levete di là dal tuo trono, che mi ci metto io? E io giudico e condanno. Ma chi sei tu che giudichi il fratello? Sei usurpatore del trono di Dio. Sei un ladro di un giudizio che spetta unicamente a Dio. Cerchiamo di non essere ladri, almeno questo, non essere ladri, poi nei riguardi di Dio, ma ognuno dia quel che si deve al proprio prossimo, e il proprio prossimo è Dio, lasciamo a Dio quel che è di Dio, e a noi diamo quello che ci tocca, noi abbiamo il peccato, questo sì, attribuiamolo a noi, ma la gloria lasciamo. I cadenti e le ginocchia infiacchite, e raddrizzate le vie storte per i vostri passi, perché il piede soffocante non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore, vigilando che nessuno venga meno alla grazia di Dio. Non spunti né cresca alcuna radice velenosa in mezzo a voi, e così molti ne siano infettati. Non vi fate illusione, non ci si può prendere il gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Ecco, fratelli e sorelle, cosa ci dice il Signore? Mettetevi su, rinfrancate le ginocchia vacillanti, le mani infiacchite, ma raddrizzate i vostri passi, perché zoppicate male, camminate male, e c'è minaccia che il piede si storpia completamente e non possa più camminare. Cercate la pace tra di voi, siate intelligenti, saggi, e cercate la santificazione, che non è un lusso, ma senza la quale nessuno mai vedrà il volto di Dio. Se non ci santifica, non vedremo il volto del Signore. Per cui vigiliamo che nessuno venga meno alla grazia di Dio. E stiamo attenti che non spunti né cresca una radice velenosa in mezzo a voi, in modo che molti ne siano infettati. Basta un frutto velenoso, una radice velenosa, una lingua mordace, una lingua velenosa per infestare tutta una comunità. Basta un caso di colera per creare l'epidemia. Basta un caso di lebbra per mettere in pericolo tutta una città, tutta una comunità. Basta una persona infetta di veleno per infettare tutta la comunità. Per cui vigiliamo perché non ci sia nessuna radice velenosa in mezzo a noi. Vigiliamo perché tutto sia con decoro, con gioia, con santità di vita, e cerchiamo di vivere in pace gli uni con gli altri, perché questa è vera saggezza.